tutti, siamo qui sul red carpet dell'antico teatro Apollo di Lecce in compagnia di un artista che si chiama Riccio Orietta, che riceverà anche il premio per i diritti umani. Vuole dirci quali sono le sue sensazioni per l'evento di oggi? Sono molto grata per questi due premi molto importanti. Sono grata anche soprattutto per quello sui diritti umani, perché io dipingo ma mi piacciono molto i temi sociali e ho anche scritto due libri in questo senso, uno su contro la violenza sulle donne che si chiama Solo una bambina, Giulia Oginè, e un altro libro che sono poesie abbinate ai miei quadri, ci sono molte poesie sempre legate ai diritti umani, sulla fame, sul femminicidio. E quello si intitola Love is Love, l'amore è amore, è tradotta anche in inglese. Va bene. Per noi è un piacere averla qui con noi questa sera e ci vediamo più tardi. D'accordo. Ok. Buonasera.